Mazara è chiusa dai carabinieri una pescheria trasformata in un ristorante abusivo. Trapani, due persone denunciate dai carabinieri nel corso di alcuni controlli. Mazara tiene banco in città il caso della seduta segreta del Consiglio Comunale. Mazara manifestazioni estive 2019, il Comune sborserà complessivamente oltre 60.000 euro. Mazara ha presentato il report della Fondazione San Vitollus sullo spreco alimentare. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, controlli dei carabinieri di Mazara e del NAS, chiuso un ristorante, i particolari nel servizio. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Mazara unitamente al personale del NAS di Palermo in materia di sicurezza alimentare e lavoro irregolare. I militari dell'arma nei giorni scorsi hanno eseguito un accesso ispettivo presso una pescheria gastronomia a Tonnarella. Nel corso dell'ispezione sarebbero emerse alcune irregolarità amministrative connesse con l'assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la SCIA. Il proprietario dell'attività controllata, una pescheria provvista di laboratorio artigianale per la preparazione di prodotti ittici cotti esclusivamente da asporto, avrebbe avviato un vero e proprio ristorante con la realizzazione di una veranda in cui si sarebbero svolti vari eventi in assenza di autorizzazione. Ulteriori accertamenti sono in corso al fine di verificare la regolarità della struttura sotto il profilo urbanistico per scongiurare l'ipotesi di abusivismo. I militari avrebbero rilevato anche l'assenza delle procedure di autocontrollo, elevando sanzioni amministrative per 3.000 euro e procedendo contestualmente alle previste segnalazioni all'ASP di Trapani. L'azienda sanitaria ha messo in ordine cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'inosservanza di questo provvedimento da parte del proprietario ha successivamente portato i militari, supportati da personale della Polizia Municipale, alla chiusura coatta dell'esercizio mediante l'affissione dei sigilli all'ingresso del ristorante. Ci spostiamo a Trapani, intensificati i controlli dei carabinieri, un arresto e due denunce, i particolari nel servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani ieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio, il bilancio di un arresto e due denunce. I carabinieri delle stazioni di Erice e Borgo Annunziata in particolare hanno arrestato il 32enne Maurizio Calamia con l'accusa di produzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma, insospettiti da uno strano movimento di persone dalla casa del giovane, hanno eseguito una perquisizione. Nel corso del controllo sono state trovate due piante, presumibilmente di marijuana, oltre a confezioni di droga già essiccata. I carabinieri hanno esteso inoltre la perquisizione al terrazzo del palazzo, trovando altre due piante di marijuana. Il ragazzo quindi è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. I carabinieri dell'aliquota radiomobile invece hanno definito in stato di libertà due palermitani per il reato di ricettazione. Durante un posto di controllo nei pressi della via Salemi, i militari hanno trovato a bordo dell'auto dei due palermitani oggetti di antiquariato di dubbia provenienza. Si tratta di un crocifisso in rame argento, una statua in alabastro raffigurante un soldato cinese, una statuina in legno raffigurante un angioletto, un quadro con cornice in legno dorato raffigurante il volto di Gesù ed ancora un quadro con cornice in legno dorata e raffigurante il volto della Madonna, un anello in argento con pietre di corallo e 12 mattoni in maiolica. I due uomini non hanno saputo fornire indicazioni circa la provenienza degli oggetti e quindi è scattata la denuncia. Un'esercitazione congiunta è stata eseguita dall'Aeronautica di Trapani e dal Soccorso Alpino. Sentiamo. Un addestramento congiunto è stato effettuato dall'Aeronautica dell'82esimo Centro Cesare di Trapani e dei soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Due in particolare sono state le attività eseguite e che hanno visto l'impiego di due squadre da 11 e 18 soccorritori rispettivamente in attività di recupero in zone impervie. In entrambe le giornate addestrative presso la base aerea di Trapani Birgi, sede dell'82esimo centro, si sono tenuti gli preparatori necessari per il corretto svolgimento in sicurezza delle operazioni. La parte pratica, in cui è stato impiegato l'elicottero in dotazione al centro, si è sviluppata attraverso un volo diurno ed uno notturno.
La prima attività è stata portata a termine lo scorso 6 giugno nella riserva naturale dello Zingaro, dove i militari hanno simulato di soccorrere e recuperare un ferito da zone impervie. La seconda attività è stata eseguita nella notte del 2 luglio in località Calaberetta, sempre nella riserva naturale dello Zingaro. In questo caso i militari hanno eseguito le operazioni in assenza di luce per mantenere la loro versatilità di impiego. Tonnarella ha bisogno di un vero e proprio riscatto. A scriverlo l'Istituto di Ricerca il 2000, che richiama quella che definisce un'inerzia politica amministrativa cristallizzata da 15 anni di incapacità municipale. Un riscatto guardando ai tempi felici in termini di servizi, benessere e sicurezza, e mettendo ora sul tavolo dei progetti credibili, ideazione e costruzione di un'ampia passeggiata a lato mare, alberate con sedili, parallela al lungomare a Fata Morgana dal porto alla sopraelevata, eliminazione della strozzatura di senso unico del litorale dall'inizio dell'incrocio con la via Mario Fani. Molte delle strade provinciali dell'area trapanese si trovano in uno stato di totale abbandono e non sono state inserite nel piano degli interventi stradali per il 2019 varato dalla Giunta regionale. Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri, che ha depositato una mozione all'ARS per denunciare la situazione della viabilità del Trapanese relativamente alle strade di competenza dell'ex provincia, per chiedere l'intervento della regione. Ricevo ogni giorno numerose segnalazioni, spiega la Palmeri, sia da parte di amministratori locali che da parte di imprese e cittadini, e il quadro che emerge è gravissimo. Nella mozione indirizzata all'assessore Falcone ho elencato le situazioni critiche di strade che da anni non vedono interventi di manutenzione, dichiarato la parlamentare regionale. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo e della seduta segreta, che in realtà di segreto alla fine non ha avuto nulla il servizio. Quello che è accaduto qualche giorno addietro a Mazara del Vallo nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale si potrebbe azzardare a dire che veramente non si era mai visto qualcosa del genere, quasi un intermezzo tra una tragedia greca e una comica di Totò, un intermezzo che al di là comunque dei suoi contenuti reali e sui quali non vogliamo assolutamente esprimere alcun giudizio, ha di fatto lasciato in giro non poche perplessità. Ma procediamo con ordine. Giovedì scorso, 27 giugno, era in corso una seduta ordinaria del Consiglio Comunale Mazarese con all'ordine del giorno alcuni punti da esaminare ed eventualmente approvare. Ad un certo punto il capogruppo della Lega, Giorgio Randazzo, avvalendosi di una legittima norma, ha chiesto che si interrompesse il corso normale della seduta per aprire un momento di seduta segreta, quest'ultima prevista nei casi in cui si debbano affrontare argomenti di particolare delicatezza con riferimento anche a persone con tanto di nome e cognome. La richiesta di Giorgio Randazzo veniva quindi accolta e pertanto il presidente Vito Cancitano provvedeva a fare rimanere in aula solamente il segretario comunale ed i consiglieri comunali, facendo uscire dalla stessa aula tutti quanti gli altri e disponendo inoltre l'interruzione delle riprese televisive. Il diavolo però ha deciso forse di mettersi di traverso, perché ci si è scordati della diretta streaming, e così quei momenti di seduta che dovevano restare segreti per la stampa e la cittadinanza mazarese sono stati regolarmente irradiati, e così tutti abbiamo avuto modo di seguire in diretta quella fase delicata e motivata dal capogruppo della Lega Giorgio Randazzo per evitare, ha testualmente detto, strumentalizzazioni da parte dei giornali, dei social e più in generale di tutta la stampa. Insomma, si voleva prevenire e preservare un atto che si può più o meno condividere, ma che purtroppo è incappato nelle maglie di quel diavolo che ci ha messo la coda e che ha mandato tutto a gamba all'aria. A questo punto ci si potrebbe a buon diritto addentrare pubblicamente all'interno dei dettagli di quella seduta segreta, ma poi non più segreta, e sciorinare quindi al pubblico televisivo quanto è già emerso dalla diretta streaming. Preferiamo per il momento però soffermarci su un solo dato certo, e cioè che in ogni caso quei momenti di cosiddetta seduta segreta sono stati inviati dal presidente Vito Cancitano alla Procura della Repubblica di Marsala, e quindi alla Procura ci rimettiamo per eventuali risvolti se dovessero verificare. Per il resto si prende atto
che il gruppo della Lega è momentaneamente sospeso e quindi transitato nel gruppo misto. Il comune di Mazara del Vallo ha aderito alla definizione agevolata dei tributi, anche i tributi locali non riscossi dal comune, notificati dal 2000 al 2017, che sono iscritti a ruolo dall'agente di riscossione, potranno essere rateizzati fino a 5 anni, evitando sanzioni e interessi. Le domande vanno presentate direttamente all'agente riscossione Sicilia. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al proprio consulente o CAF di fiducia, direttamente negli uffici di riscossione Sicilia. C'è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda. Scade giovedì 11 luglio alle 10 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del comune di Mazara. L'avviso pubblicato nel portale Tutto Gare del portale istituzionale prevede un importo a base d'asta soggetto a ribasso di 19.350 euro. Il servizio avrà la durata di 30 giorni consecutivi. Il presidente Enzo Suriano ha convocato il Consiglio Comunale di Marsala con carattere d'urgenza. Il Consiglio Libetano si riunirà domani alle 10.30. All'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione 2019-2021. Ed ora ci fermiamo, prometto pubblicitario. Verrà inaugurato ufficialmente domenica prossima a Petrosino Estate 2019 la rassegna delle manifestazioni estive predisposta dall'amministrazione comunale. L'appuntamento è a partire dalle 22 in piazza Biscione, dove si terrà la cerimonia denominata Luci sul Mare. Il cartellone delle manifestazioni estive è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell'aula consigliare di Petrosino. Una rassegna con oltre 50 appuntamenti che è stata illustrata dal sindaco Gaspare Giacalone e dall'assessore al turismo Federica Cappello. Parliamo adesso dell'estate mazzarese. Il comune spenderà 66.000 euro per gli eventi. Il servizio. Partiranno ufficialmente dopodomani a Mazara del Vallo le iniziative inserite nel cartellone delle manifestazioni estive varato dall'amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Salvatore Quinci. Un cartellone presentato lunedì scorso in conferenza stampa e dal quale hanno lavorato alacremente l'assessore al turismo Germana Abbagnato e la consulente a titolo gratuito Sabina Asaro. L'appuntamento è a partire dalle ore 21 nella scalinata di Piazza Mocarta, dove si esibiranno gli allievi del The Vocal Academy e i danzatori dell'IM Dance School di Angela Messina. Best star della serata inaugurale la cantante Silvia Mezzanotte. A seguire, a cura dell'Associazione Padre Gaspare Morello, verrà inaugurato lo spazio dell'arte con l'esibizione del Mauro Carpi Trio nella piazzetta San Bartolomeo. Primi appuntamenti, insomma, di un programma fortemente voluto dal sindaco Quinci a poche settimane dal suo insediamento a Palazzo dei Carmelitani e che vede soprattutto la collaborazione di associazioni e privati per dare ai mazzaresi un'estate degna di tale nome. Il Comune ovviamente farà la propria parte e nonostante non sia ancora dotato del bilancio di previsione, Palazzo dei Carmelitani sborserà ben 66.000 euro per il primo cartellone estivo targato Quinci tra contributi, patrocini onerosi ed acquisto in dote di alcuni spettacoli, così come da direttiva firmata dal primo cittadino ed approvata successivamente in giunta. A fare la parte del leone è l'associazione culturale I Vicoli del Mediterraneo guidata dal fotografo Roberto Rubino, che riceverà dal Comune 12.900 euro a totale copertura delle spese previste per la rassegna letteraria, inchiostro d'autore ed altri appuntamenti. Anche per il corteo del festino di San Vito il Comune pagherà una somma a totale copertura delle spese. In questo caso si tratta di 12.850 euro che andranno all'Associazione Culturale I Giardini di Arte di Cinisi. All'Associazione Culturale Centro Studi Padre Gaspare Morello andranno 5.000 euro per alcuni appuntamenti nell'ambito della rassegna denominata Lo Spazio dell'Arte e poco più di 6.000 euro alla Sound Power Service per quattro appuntamenti musicali. Alle casse del Comune costerà 3.000 euro l'edizione 2019 di Miss Mare dei Fratelli Campisi, 2.000 euro la manifestazione culturale Fudda, 2.000 euro la manifestazione Stelle sul Mazzaro dell'Associazione Stato dei Bini dei Sapori ed ancora
2.750 euro per il tributo ai Pink Floyd e 2.400 euro per la manifestazione Musica Insieme. Minori contributi sono poi previsti per altre manifestazioni, mentre per altre ancora il Comune si accollerà soltanto il pagamento degli oneri della SIAE e del servizio audio. E sempre a proposito dei costi a carico del Comune per gli eventi dei quali abbiamo accennato, c'è un'altra curiosità. Nel corso della conferenza stampa di lunedì era stato detto che tra i tanti volenterosi c'era anche Federpesca, che si sarebbe fatta carico del festino di San Vittore. Invece, come abbiamo già detto, saranno le casse del Comune Mazzarese a sborsare 12.850 euro. E c'è su Facebook un commento di Pietro Ingargiola che così scrive: i complimenti vanno fatti a chi ha contribuito alla sepoltura dell'Oscar dello Sport, una manifestazione che portava lustro a tutto il territorio. È stato presentato questa mattina presso la Fondazione Semitonlus a Mazara il report semestrale del progetto Zero Spreco Alimentare, promosso dalla stessa Fondazione e dalla Caritas Diocesana. Sono intervenuti tra gli altri il Vescovo della Diocesi Mazarese, Monsignore Domenico Mogavero, il Direttore della Caritas Diocesana, Mimmo Errante Parrino, il Presidente della Fondazione Semitonlus Vito Puccio, il Responsabile del Banco Alimentare per la Sicilia Occidentale Santo Giordano, è la responsabile del progetto Rossana Asaro. Sentiamo in proposito alcune interviste. L'obiettivo dell'iniziativa di quest'oggi è quello di comunicare alla cittadinanza, a tutti, di questo progetto che noi abbiamo iniziato circa 6 mesi fa, che è di lotta allo spreco, quindi cercare di recuperare il cibo che non viene utilizzato per metterlo a disposizione di chi ha bisogno e di chi in qualche modo, insomma, necessita di poter essere aiutato. E abbiamo coinvolto diverse attività commerciali su Mazara, abbiamo raccolto oltre 10.000 kg di cibo che abbiamo distribuito sia nelle nostre mense sia attraverso le parrocchie direttamente ai poveri. Oggi con questo incontro cercheremo di tirare un po' le somme di un anno di iniziative tese a recuperare tutti quegli alimenti che andrebbero eventualmente perduti, un po' per pigrizia, un po' per comodità, un po' per disinteresse, e attraverso un progetto che ha visto coinvolta la Fondazione San Vito e anche alcuni operatori e volontari che quotidianamente si occupano di recuperare nei supermercati e in alcuni negozi che hanno aderito all'accordo, alla convenzione, tutto ciò che è di prossima scadenza per poterne dare possibilità di accesso a famiglie o a realtà che altrimenti potrebbero soffrirne per la mancanza. E vedo molta collaborazione e dagli esercenti che donano e dalle parrocchie che ricevono. Devo dire che è un progetto che funziona perché abbiamo preso diverso materiale, diversi elementi. Speriamo di continuare, di far contenti quei bambini che con poco sono entusiasti, con un piccolo yogurt, con un piccolo pacchetto di patatine, con un succo, questo ci fa molto 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 piacere. Il Consiglio Comunale di Erice ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il documento unico programmatico proposto dalla Giunta del Sindaco Toscano. La manovra finanziaria è stata approvata con 10 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astensioni. Prima della votazione finale erano stati approvati anche 4 emendamenti al bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche, sempre con 10 voti favorevoli da parte degli stessi consiglieri. Ed ora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Nuovi orari di apertura al pubblico per il sistema dei musei, la biblioteca, il castello normanno Svevo e l'ufficio turistico del comune di Salemi. L'indicazione arriva dall'amministrazione comunale e sarà in vigore fino a settembre. Si tratta di una rivisitazione che punta a un miglioramento dei servizi turistici andando incontro alle esigenze riscontrate, ha spiegato il sindaco Domenico Venuti, e in particolare agli arrivi dei visitatori intorno all'ora di pranzo e nel primo pomeriggio. I musei in particolare resteranno chiusi lunedì, mentre dal martedì alla domenica saranno aperti dalle 10.30 alle 18.30. Ed ora una nota di sport: si è svolta
Nei giorni scorsi sulla spiaggia di Mazzara del Vallo, nell'area che ospita lo stabilimento balneare Oasi Lido, la quinta edizione del 91026 Fight Show versione Box on the Beach. In una cornice di pubblico delle grandi occasioni, si legge in una nota, assistito a delle pirotecniche esibizioni di cross trying funzionale eseguite dal coach Giacomo Foggio, il suo infaticabile team, e ancora shotbox, muay thai, grappling, MMA, kickboxing e pugilato, con i protagonisti gli allievi grandi e piccoli della palestra diretta dal maestro Francesco Vaccaro, i quali si sono alternati sul ring esibendosi in esercizi e prove di combattimento che hanno strappato applausi ai tanti amanti del mare e dell'arte del combattimento presenti. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci.